Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato e ad aver accettato anche a distanza la mia partecipazione a questo convegno di Effimera, grazie ad Andrea e a tutti quelli che hanno organizzato l'evento a Macao. Io sono Marco Sashi, sono candidato dottorando per l'Università di Leicester School of Business e sono il designer di moneta per la piattaforma Commonfair del progetto PyNews e qui presento appunto un po' i concetti e i primi risultati dal campo sia per la ricerca sociale che per appunto il design della moneta i cui piloti verranno appunto verranno svolti nel prossimo anno, nel 2018. Ora, il titolo che ho scelto è quindi La moneta per Commonfair e vorrei partire da una definizione della moneta in generale. Usiamo la definizione tra le più classiche, quella di Keynes del 1930, il Trattato sulla moneta. E Keynes stesso la deriva da quella di Aristotele dell'etica nicomachea, per cui la moneta è uno strumento che si esprime attraverso le sue funzioni. Sono tre essenzialmente: unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. E qui si ha il primo problema, secondo me la prima critica a cui si può fare alla definizione ortodossa di moneta, perché questo non è ciò che la moneta è, ma questa descrizione è una descrizione di ciò che la moneta fa. Quindi può essere utilizzata appunto come unità di conto, mezzo di scambio, riserva di valore e queste funzioni, soprattutto le seconde due, se si utilizza lo stesso strumento, possono essere in contraddizione, vedi l'euro e vedi la mancanza di liquidità, nell'economia, in certe parti dell'economia. Una definizione che io preferisco ed è la definizione operativa che viene utilizzata nella ricerca di Commonfair e che utilizzo anche nella mia ricerca personale, è la moneta come accordo e quindi non una definizione attraverso le sue funzioni, ma la definizione attraverso la relazione, una definizione relazionale. Quindi un accordo all'interno di una comunità per usare qualcosa come mezzo di pagamento. Ora, questo accordo, partendo, vedete le due figure sulla destra, da una tavoletta di argilla mesopotamica in cui vengono registrati i debiti dei contadini con il tempio e i rappresentanti ministri del tempio, fino a Bitcoin, può essere definito come un sistema di scrittura, come linguaggio naturale, un linguaggio binario. Un esempio è anche il trattato di Maastricht, dove viene inclusa appunto la parte sulla Banca Centrale Europea, che è un accordo fatto con linguaggio naturale. Il problema è che questo accordo nella comunità mainstream, nella società, viene fatto dall'alto, viene calato dall'alto e non viene deciso da coloro che poi devono utilizzare appunto il mezzo di pagamento, che possono essere, come ci insegna la storia, dalle conchiglie, alle sigarette, denti di squalo, monete d'oro, pezzi di porcellana che venivano utilizzati nell'antico Egitto, quindi la ostraca dal popolo, a differenza dell'oro che veniva utilizzato dalle oligarchie, fino ad arrivare appunto a banconote negli ultimi 300 anni, il denaro creato dal nulla dalle banche commerciali e come linguaggio binario. La moneta digitale, sia bancaria che non, e soprattutto che interessa al nostro discorso, è la criptomoneta. Su di tutto, Bitcoin, che ha iniziato questa narrativa, ma poi, che si sta sviluppando con altre forme. Abbiamo circa un migliaio di altcoin circolanti oggi e, è tutta un'industria che si sta appunto sviluppando a spron battuto mentre appunto discutiamo di queste cose. Ora, la moneta per Commonfair è una moneta che vuole essere, come dire, la sostanza da dare all'impianto teorico che, partendo anche dalla presentazione di Andrea,
e dai contenuti che abbiamo sviluppato insieme negli anni nel progetto. Come vi avranno già ricordato, la moneta del comune è stato un seminario fatto sempre a Macao, scusate, nel 2014, giugno 2014, dove abbiamo iniziato un po' a raccogliere varie voci e varie opinioni su quello che può significare un'istituzione finanziaria del comune. E la prima parte, il primo elemento di questa istituzionalizzazione è di sicuro il reddito di base, che viene poi seguito da un nuovo modo per gestire i beni comuni e la ricchezza comune della moltitudine. Quindi la moneta del comune deve essere intesa per prima cosa riferita al concetto di comune, in questo caso quello teorizzato da Negri and Art nella loro trilogia, nell'ultimo libro, Commonwealth o Comune, e il comune non è altro che la presupposizione e il risultato della produzione biopolitica e quindi di tutte le forme che generano vita, forme di lavoro che generano vita e che sono basate sulla cooperazione. E noi formiamo e riformiamo il comune con le relazioni che abbiamo ogni giorno, che possono essere relazioni materiali o immateriali, ma che costruiscono questo elemento che ci connette solo per il fatto che partecipiamo, come questa stessa conferenza è un modo di formare il comune. La moneta per Commonfare è quindi una moneta complementare per dare trazione al welfare dei beni comuni, no? L'idea è di mettere in contatto coloro che hanno risorse da offrire e non hanno appunto la possibilità, quel collante che è la moneta stessa, che faccia da ponte verso coloro che hanno quei bisogni che tali risorse possono soddisfare, sotto forma di reddito di base, sotto forma di creazione di posti di lavoro con dinamiche dal basso. Vediamo appunto quello che succede anche a Macao, dove questa conferenza viene ospitata. Il tutto anche per rafforzare le possibilità di accesso allo studio e in generale per creare forme che contrastino la disoccupazione, la povertà e l'incostanza del reddito, che sono gli oggetti di studio e le ricerche di soluzioni per il progetto PyNews Common Fair, per le persone che partecipano a questo progetto. Prima nei piloti, ma soprattutto alla fine del progetto si vorrebbe che queste risorse che stiamo cercando di costituire vengano utilizzate anche da un pubblico più ampio, ricordandoci che parliamo di circa 120 milioni di persone in Europa oggi che vivono in condizioni di povertà, di basso reddito o di disoccupazione. Ora, la criptomoneta, che è un po' il formato che vogliamo dare a questa moneta digitale per la piattaforma Commonfare, altro non è che un gettone digitale emesso in maniera decentralizzata e la cui circolazione viene tracciata sul registro distribuito, che è un database programmabile pubblico, accessibile a tutti e di cui tutti possono avere una copia, che si chiama blockchain nel caso di Bitcoin, che è trasparente e al momento scalabile a piccoli gruppi, perché una moneta come Bitcoin, oggi come oggi, può assecondare più o meno 7 transazioni al secondo. E anche Ethereum, che è la seconda per capitalizzazione di mercato, ne può accomodare una quindicina. Serve lavorare di più a livello tecnologico per far sì che questo genere di soluzioni siano adottabili da un pubblico più ampio. Però per ora noi ci concentriamo su quello che si può fare sulle comunità pilota, cercando anche di pensare a soluzioni che possano essere utilizzate anche, come dicevamo prima, scalabili a milioni di persone. Quello che stiamo facendo ad INEORG, partendo anche dal 2013, quindi anche lavorando con Stefano Lucarelli in Decent, è la costruzione di un portafoglio digitale che si chiama FreeCoin, ed è sociale, quindi social wallet, che è fatto appunto per essere utilizzato in contesti dove sono le persone al centro del design del sistema monetario e non l'opposto come succede con le monete nazionali, vedi l'euro,
pound, dollaro o renminbi, yuan in Cina. Ora, l'idea è gestire schemi di circolazione del valore in maniera sicura, dato che sono basati appunto su una crittografia molto robusta, trasparente, dato che appunto sono basati sul concetto di registro distribuito e resiliente, ovvero in un contesto per cui se un nodo che partecipa a questo network di trasferimento e propagazione delle transazioni cade, il sistema continua a funzionare perché appunto è un sistema distribuito e quindi resiliente per definizione, per design. Ora, FreeCoin è un'applicazione web. E anche in questo caso abbiamo scelto questa via per il semplice fatto che non volevamo che la distribuzione e l'accesso a questo portafoglio digitale fosse condizionato da piattaforme come iTunes, Apple Store, oppure Google Play e quindi per Android. E quindi funziona semplicemente da browser, sia su mobile che ovviamente su laptop e desktop. Ora, l'idea è creare un portafoglio modulare con FreeCoin in maniera tale da non solo poter contenere appunto il valore monetario, ma per gestire l'identità. E quindi abbiamo lavorato a un modulo, anche grazie alla ricerca con Macao, per esempio, dove attraverso l'utilizzo dei QR code si possono gestire tutti i partecipanti al sistema monetario, cioè inserirli in un address book in maniera molto semplice, pagarli attraverso la scansione del QR code che può essere posizionato, per esempio, su un pilastro vicino al bar di Macao e ogni volta che finisce un turno al bar si possono scansionare i QR code di tutti quelli che hanno lavorato e inviargli il valore attraverso la scansione, l'indirizzo che è codificato nel QR code che appunto può essere semplicemente appeso a un muro. Può essere supportata anche l'autenticazione multifirma. Cosa importante sempre per democratizzare la gestione di fondi, in questo caso quando i fondi hanno una certa importanza, può essere desiderabile che più di una persona abbia la facoltà appunto di smuoverli e trasferirli a un'altra persona, a un'altra organizzazione o a varie persone attraverso la partecipazione di più soggetti alla transazione. E questo può avvenire sia online ma soprattutto offline, quindi stiamo pensando FreeCoin anche per contesti dove la rete non è così presente come può esserlo in una città di Milano, ma dove le persone possono appunto transare e poi anche solo una persona può connettersi a internet e fare l'update della blockchain. E non diciamo solo di una blockchain, ma FreeCoin può essere integrato con vari backend, quindi da Bitcoin a Ethereum, anche a monete digitali che non sono cripto, e comunque lasciando la libertà alla persona di decidere, o all'organizzazione, alla comunità, insomma, di decidere quale blockchain utilizzare. E la stessa cosa la stiamo proponendo in CommonFair. Quindi la moneta per CommonFair può essere riassunta come test sul reddito di base, sulla politica monetaria collettiva, appunto il multisig è la funzione per fare questo, nella gestione di una criptomoneta complementare. Ed è ovviamente soprattutto un test su sistemi di pagamento decentralizzati, che è un po' la narrativa che negli ultimi 2 anni abbiamo cercato di sviluppare soprattutto a Macao nel pilota italiano. Ora, tutti questi concetti sono riassunti nell'ultimo deliverable, un report che abbiamo consegnato all'Unione Europea a fine settembre. Lo potete trovare sul sito di Pi News CommonFair, quindi piproject.eu, e lì abbiamo raccolto appunto tutte le opzioni del modello di criptomoneta che potremmo appunto pilotare l'anno prossimo con i piloti in Italia, Croazia e Olanda. Le opzioni sono queste.
Da un lato Faircoin, che è una criptomoneta complementare cooperativa, che insomma esiste dal 2014 ed è il frutto di un lavoro secondo cui l'ideologia cooperativa che vuole essere appunto coltivata a livello socio-economico viene allo stesso tempo tradotta nell'algoritmo di consenso che serve seguire per validare le transazioni attraverso i nodi, e quindi hanno disegnato e implementato quella che chiamano Proof of Cooperation, che a differenza della Proof of Work di Bitcoin spende meno energia ed è più democratica perché è basata semplicemente su una rotazione cronologica dei nodi, quindi il primo nodo valida, poi si arriva all'ultimo e si riparte dal primo, non c'è tutta questa lotteria da casinò che viene sviluppata con Bitcoin e la conseguente spesa sempre maggiore di elettricità. Ricordiamoci che oggi Bitcoin in un anno come network consuma la stessa elettricità che viene consumata in tutta la nazione dell'Irlanda, e non sono molto sicuro che questa sia la soluzione più ottimale, soprattutto in regimi non anarcocapitalistici, per fondare il valore di un sistema monetario basato sulla blockchain. La seconda opzione è il protocollo IETA, a cui ho iniziato a lavorare con praticamente un laureato MBA di Harvard e computer scientist americano, che si chiama Darrell Hubbard, dall'estate scorsa. E in questo caso si pensava semplicemente che adottando un sistema filantropico che dia valore alla moneta complementare, alla criptomoneta complementare, questa moneta possa poi venire distribuita a livello di donazioni, per esempio a un'ONG, un'organizzazione non governativa, che avendo questi fondi può assumere persone e quindi contrastare la disoccupazione, oppure può essere data vari enti come università o enti che sono collegati all'educazione per finanziare borse di studio, o anche come reddito di base in euro che viene dato direttamente alle persone che ne hanno bisogno, fondamentalmente. Questa cosa si sta provando come altri esperimenti sul reddito di base in Kenya, dove sono stati raccolti in un paio d'anni 30 milioni di euro che vengono dati alle persone per incoraggiare microcredito o comunque sviluppo di attività economica, dato che in Africa è difficile sempre avere uno Stato che sia presente, anche se adesso può essere lo stesso anche in Europa, con tutte appunto le implicazioni etiche del caso che si stanno discutendo all'interno del consorzio. La stessa formulazione viene riproposta come un mix delle due precedenti all'interno di quello che chiamiamo Common Coin, ovvero avere una criptomoneta complementare che giri solamente all'interno della piattaforma Commonfair e che venga integrata nelle situazioni in cui le comunità lo desiderassero con donazioni filantropiche. E queste donazioni non necessariamente devono arrivare da contesti turbocapitalistici e poco cari, credo anche all'audience di questa conferenza e a me stesso, ma possono essere anche donazioni filantropiche che vengono cumulativamente aggregate e fatte dal basso, quindi è un concetto di filantropia che sta essendo definito e ridefinito man mano che procediamo con le iterazioni di studio e di ricerca all'interno di Commonfair. Io personalmente non ho nessuna preferenza in queste tre, sono le comunità che devono decidere. E quello che mi sta solamente a cuore è avere un sistema per Commonfair che sia scalabile e sostenibile a lungo termine, rispettando comunque dei cosiddetti paletti a livello etico, per non, insomma, far rientrare dalla finestra quello che si è voluto buttare fuori dalla porta con tutti questi anni di ricerca che abbiamo alle spalle.
Il test a livello pratico che mi va di riassumere finendo un po' la mia presentazione è quello che è stato fatto a Macao e quindi circa un anno di lavoro con un paio d'anni precedenti di design e ricerca per capire da che parte andare e un'ottantina di membri di Macao hanno appunto preso parte a un test tra fine 2016 e metà 2017, i cui risultati sono andati appunto a formare le caratteristiche che ho riassunto prima nella slide su FreeCoin. E a livello pratico loro hanno, con la loro economia interna, hanno pagato con quelli che chiamano common coins appunto delle ore di lavoro per un totale di circa 10.000 euro. Questi 10.000 euro sono anche in parte stati ricavati non in common coin, ma in euro come tali attraverso le attività di Macao con il pubblico esterno e circa una ventina nei vari round, alle volte di più, alle volte di meno, di partecipanti a questo esperimento, una ventina di membri di Macao, hanno ricevuto più o meno 500 euro di reddito di base in euro, frutto appunto del loro lavoro all'interno di Macao e a condizione che partecipassero anche attivamente a livello della vita di sviluppo di Macao stessa, intesa come bene comune dello spazio Macao, ovvero partecipare ad almeno due delle quattro assemblee mensili che si fanno a Macao per deciderne insomma, le sorti e lo sviluppo interno in maniera collettiva. Il maggiore risultato a livello di common fare di questa esperienza e di questo esperimento, che comunque adesso andrà avanti nel 2018 attraverso il pilota di PyNews, è stata appunto quella della creazione di reddito di base dal basso, che è una cosa inedita, almeno io non avevo mai sentito prima che un collettivo informale di artisti precari e di altri soggetti che partecipano all'interno di Macao si fossero organizzati in maniera tale da avere una moneta interna che fosse appunto poi la base per cui si ricevesse un reddito di base in euro. E secondo me questo è il punto che mi va di sottolineare di più in questa presentazione, perché è qualcosa che, se è vero che all'interno solo di un'ottantina di persone, tra virgolette, è stata possibile, credo anche che con lo sviluppo di tecnologie come la blockchain e la criptomoneta, che adesso danno anche la possibilità di avere la funzionalità di voto, si possano poi traslare in contesti più ampi e possano appunto poi arrivare a generare una massa critica che possa forse anche andare al di là delle richieste di assistenzialismo da parte dello Stato centrale, per espletare appunto la funzione di fornire un reddito di base ad ogni cittadino. Anche se forse le due, top down e bottom up, potrebbero essere delle dinamiche desiderabili per raggiungere poi, insomma, per avere più efficacia nel formare questi modelli e istituzionalizzarli a livello appunto di common fare come qualcosa che sia parte della società in maniera forte e stabile, nel futuro spero non troppo prossimo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero che ci sia la possibilità di avere un collegamento appena finita questa presentazione, dove posso rispondere in caso, spero, ad eventuali domande.